L'allargamento della giunta, ma non solo, la maggioranza del sindaco Lucio Greco sembra pronta ad un primo tagliando dopo essersi messa alle spalle la soglia psicologica dei 100 giorni di governo della città. La riunione chiesta da diversi alleati del primo cittadino civico potrebbe tenersi in settimana, al momento non c'è ancora una data precisa. Di sicuro tanti vogliono capire quale linea amministrativa intenda seguire il sindaco in queste settimane impegnato su più tavoli istituzionali. Inutile dire che almeno in questa fase sembra confidare nei partiti che lo sostengono, Forza Italia e PD, piuttosto che affidarsi ciecamente ai civici che lo hanno candidato. Ci sono stati i malumori che tanti avevano pronosticato e garantire le aspettative di tutti non sarà semplice. La mossa del consigliere Diego Iaglietti è stato un primo campanello di allarme, ha preso le distanze da una buona idea rivendicando l'appartenenza già alla città normale dopo aver sostenuto le critiche mosse a Greco dai suoi referenti politici. Rimane in maggioranza ma senza rinunciare ai distinguo. Ci sono state le plateali richieste di incontro arrivate dall'ex assessore Francesco Salinitro, civico della prima ora che ha appoggiato la corsa di Greco, ma anche i mugugni degli ex messinesi attaccati da esponenti del gruppo pro sindaco. L'arcobaleno al governo della città inevitabilmente produce effetti politici collaterali, tocca a Greco mettere tutti d'accordo, forte comunque di una maggioranza consiliare che difficilmente potrà sgretolarsi. Il sindaco potrebbe subito rilanciare con due nuovi posti in giunta e le potenziali candidature di Giuseppe Licata e Cristian Malluzzo non sono così scontate. Gli alleati vogliono giocare a carte scoperte, qualcuno già inizia a guardare alla poltrona della Gelas, la multiservizi di proprietà dell'ente. Il feeling istituzionale tra il manager Gianfranco Fidone, nominato dal commissario straordinario Rosario Arena, e Greco non esiste più, sempre che ci sia mai stato. Dopo l'approvazione del bilancio 2018 della società, Fidone potrebbe decidere di lasciare il posto. A quel punto toccherebbe al sindaco scegliere il successore. Dopo quanto emerso, quella poltrona potrebbe però diventare piuttosto scomoda, tra conti in rosso da risanare del tutto e azioni giudiziarie avviate dall'attuale guida. Il sottogoverno non garantisce molto altro, ad eccezione di qualche incarico professionale o di eventuali promesse per il futuro. Ma se l'ingresso in giunta di almeno due volti nuovi appare quasi scontato, lo è meno il fatto che possano rimanere invariati quelli degli attuali assessori. Qualcosa potrebbe cambiare. Ho iniziato un tavolo di consultazioni. Mi piace sempre sentire tutte le forze alleate, avere contezza del loro pensiero, delle loro idee, del loro modo di vedere un po' cosa ne pensano circa l'allargamento della squadra degli assessori, che secondo me potrebbe ulteriormente arricchire questa squadra di giovani, di risorse fresche, di risorse animate di grande entusiasmo. Servirà anche ad alleggerire alcuni assessori che sono particolarmente sovraccaricati di lavoro, di deleghe, di competenze e di incombenze che ricadono ovviamente allora quando ci sono deleghe, più deleghe e pesanti deleghe, quindi ovviamente servirà anche a rimodulare un po' la squadra a livello anche di deleghe assessoriali. Alcune voci non danno per certa la permanenza dell'assessore Florinda Iudici, che tra le deleghe più importanti a quella al mare. Pare che il gruppo a suo sostegno, che ha espresso la candidatura del consigliere comunale Vincenzo Casciana, possa decidere un eventuale turnover, magari dando spazio ad un altro professionista di fiducia. Negli ultimi giorni sembra non essere così scontata la permanenza dell'assessore Grazia Robilatte, indicata dal PD. Sta portando avanti attività importanti sul fronte dei rifiuti, dei conti dell'ente e della gestione del patrimonio del municipio. Ragionamenti che vanno oltre il semplice aspetto amministrativo potrebbero indurre i vertici cittadini DEM a scegliere un eventuale sostituto. Il segretario Peppe Di Cristina lo esclude: grazie a Robilatte il nostro assessore taglia corto. I due si sono più volte incontrati in questi giorni e l'assessore entrerà a far parte della segreteria cittadina. In giunta però potrebbero prevalere altre logiche.